Il Castello della Pietra è stato per me una presenza importante nel mio immaginario individuale fin da bambino. Avevo nella biblioteca questi volumi del Touring Club, quelli azzurri con la copertina azzurra, in cui c'erano foto del territorio ligure e ero rimasto affascinato da questa foto di questo castello, questa specie di nido d'aquila in mezzo a queste due vette di roccia. Non sono mai riuscito ad andarla a vedere, solo dopo laureato. È capitato che mi hanno nominato segretario comunale a Vobbia. Ovviamente molto contento perché finalmente pensavo sarei riuscito a vedere questo castello. Immaginavo che fosse il solito castello a guardia dell'abitato, quindi nelle vicinanze, anzi in generale sopra sono. Sono arrivato lassù e non ho trovato l'edificio. Ho chiesto, mi ha detto, ma sì, guarda, forse è giù, qualche chilometro più lontano, è difficile da vedere, non si riesce. E ho cominciato a capire che c'era questo rapporto tutt'altro che buono della popolazione, anche degli stessi amministratori del comune nei confronti di questo edificio. Mi ricordo che durante una giunta ho detto: ma perché non cercate di acquisire questo edificio per farlo diventare un momento di attrazione del territorio? E mi hanno guardato strambiti e mi hanno detto in genovese: e poi cosa si infemmu? Cioè, cosa ce ne facciamo poi? Uno degli amministratori invece si vede più sensibile. Nel giro di qualche mese è riuscito a ottenere dal proprietario di questo edificio di donarlo al comune. Nel frattempo io ero già in provincia, lavoravo anche in provincia, ho trovato i soldi per cominciare questo restauro e siamo partiti in questa avventura che poi sarebbe durata, mi sembra, una decina d'anni e che comunque poi è sfociata nel completo restauro di questo edificio. Uno degli elementi di fascino del castello è questa sua apparente inutilità. Cioè, mentre i castelli, gli edifici, comunque castelli o forti, presidiano una via di comunicazione, presidiano l'abitato, in questo caso invece siamo lontani dalle vie di comunicazione principali. I terreni sono terreni assolutamente non produttivi, sono terreni coltivati al massimo castagne o altro, comunque molto scoscesi e molto difficili da coltivare. Per cui la prima idea di uno che vede questo edificio dice: ma a cosa serviva? A noi piaceva considerare questo edificio come, non so, il sogno di un poeta che aveva voluto completare questo sito così anomalo costruendo un edificio, il che ovviamente scontra contro tutte le necessità medievali che evidentemente non erano molto inclini a queste fantasie poetiche come invece lo sarà magari il nostro 800-900. A questo elemento di fascino si collega al fatto che non ci sono notizie certe sugli utilizzi storici di questo edificio e neanche su chi lo abitava. Noi dicevamo sempre, probabilmente mangiavano arrosto d'aquila, perché è chiaro che essendo un nido d'aquila, probabilmente avendo un fucile era più facile ammazzare le aquile che non le anatre, ecco, che in quel luogo chiaramente è difficile che ci fossero. Ecco. Quindi anche lo stesso tipo di alimentazione di queste persone, in ipotesi era chiaramente molto scarso, perché potevano esserci castagne, ghiande, oppure giusto aquile o vipere. Ecco. Inizialmente si pensava, con le scarse risorse a disposizione, di riuscire a fare un intervento di bloccaggio del degrado di questo edificio. Questa è stata effettivamente la prima fase del restauro, che comunque è durata alcuni anni. Lo stato del castello all'inizio era veramente disperato. Non esisteva il tetto, non esisteva più la volta del salone principale. All'interno i vani si intuivano, ma si intuivano sotto questi cumuli di macerie. Successivamente, in modo abbastanza insperato, siamo riusciti ad ottenere dei fondi per invece fare questa seconda fase, che ha consistito nel riportare il castello alla geometria, alla volumetria che aveva in origine, ma sfruttando da un lato l'intelligenza del soprintendente di allora, che ha capito che questo edificio doveva essere trattato in modo forse un pochino meno filologico di quello che si faceva normalmente per il centro di Genova. Chiaramente questo intervento in Genova non sarebbe stato possibile, ma in cima a un monte si poteva anche tentare un recupero un pochino più sostanziale.
questo edificio è collocato in mezzo a due torrioni di conglomerato oligocenico Pudinga, e su questo conglomerato c'erano esattamente stampati dove era il tetto dell'edificio e qual era l'inclinazione della falda. Per cui siamo riusciti, a sfruttando questi dati esistenti, certi, a ricostruire quello che poteva essere il volume. Poi il problema è stato quello del completamento con un tetto di copertura. In origine l'architetto che lo seguiva per conto nostro voleva fare un tetto che non si vedesse, per lasciare lo stato di ruderalità, diciamo, di questo edificio. Per fortuna anche qui ci è venuta in aiuto l'intuizione, la capacità dell'allora soprintendente, l'architetto Semino, che ha detto no, qui bisogna invece, visto che ci sono gli elementi, ricostruirlo com'era. Uno degli aspetti più fantastici di questo castello, una volta entrati, era appunto questo, il fatto che si entrava e si vedeva il cielo. L'idea cos'è stata? Il cielo non si vede più perché comunque il tetto viene rifatto, però lasciamo intuire qual era lo stato di assenza di piani intermedi a cui era arrivato l'avancorpo del castello e alcune altre parti, per cui l'idea è stata: all'interno noi inseriamo piani in legno, travi di legno, pattame e altre cose che comunque sarebbero stati arbitrari, ma inseriamo una struttura moderna, trasparente, che consenta di capire qual era il colpo d'occhio di uno che entrava nell'edificio prima di iniziare gli interventi di restauro. Quando si arriva da Isola del Cantone si intravede questa specie di presenza insieme fantastica e minacciosa dell'edificio sul lato più spettacolare, che è quello in cui le due ali si stagliano dal fondo del fiume. Quindi salendo si scopre lentamente questo edificio e oltretutto si scopre la sua variabilità, perché a seconda di come ci si muove lungo un sentiero si vede in continuazione cambiare. Il castello sfrutta due torrioni di Pudinga che si alzano per 200 metri dal fondovalle, li utilizza come torri del castello attraverso la costruzione di alcuni muri rettilinei che in fondo sono poca cosa. Quindi è costruito quasi di niente, ecco, sfrutta le preesistenze del territorio e ci si inserisce in modo assolutamente mirabile. Il castello, nonostante le sue ridotte dimensioni, costituiva comunque un centro di vita con la sua autonomia. Troviamo ben tre cisterne, di cui una scavata nella roccia e due sottostanti. Troviamo addirittura una specie di piccolissima cappella, questa specie di nicchia che c'è nel salone principale. Addirittura c'è rimasto l'unico elemento scolpito del castello, cioè un piccolissimo capitello con alcune foglie d'edera avvinghiate. Nel salone c'era questo camino di cui è rimasto esclusivamente la canna fumaria, e quindi comunque costituiva un nucleo che in caso di assedio aveva una sua possibilità di resistere senza scendere a valle tutti i giorni. Alcune pietre sono state ricavate dallo scavo dei detriti che via via si erano accumulati al suo interno. Chiaramente non sono bastate per fare tutto l'intervento, per cui comunque si è dovuti andare a valle per recuperarne dal fondo del fiume. Oltretutto tutti gli altri, cemento, sabbia, tutto quello che serviva, non poteva essere portato a dorso di mulo perché sarebbe costato una fortuna, e quindi abbiamo dovuto installare questa teleferica con una pendenza credo del 70%. Ancorata a un cavo di acciaio atlantico passato intorno a una delle due rocche, e con questo sistema, partendo dal fondovalle, nel giro di 5-6 minuti si riusciva a portare su, non molto, ma sempre quei due quintali di materiale per ogni viaggio, che è consentito poi di effettuare il restauro. Il
castello praticamente nasce da una pietra posta su questa installatura. E mi ricordo che proprio in questo luogo mi sono calato per verificare, così nell'ambito di una ricognizione, una caduta di pietre che c'erano state. E veramente quell'occasione è stata un pochino paurosa, perché girando gli occhi verso l'alto poi ho visto questa presenza. Sembrava di essere calato non di 10 metri ma di 500, no? Questa presenza soprastante dell'edificio che sopra in quell'occasione mi hanno tirato su poi con le quasi di peso, perché non sarei riuscito a risalire da solo. Considero questo intervento sul Castello della Pietra, il castello stesso un pochino la mia creatura, perché dopo tutto attualmente è una cosa molto diversa da quello che era quando abbiamo posto le mani a questo restauro. Direi lo sento più mio di altri edifici di cui poi nel prosieguo degli anni mi sono occupato, il Castello di Santo Stefano, la Badia di Tiglietto, la stessa Lanterna forse. E questo suo in qualche modo rappresentare forse un pochino questa estrema variabilità del paesaggio ligure, in cui basta spostarsi di qualche metro e cambia completamente tutto. La stessa Genova è un pochino queste caratteristiche, proprio per il suo andamento plano altimetrico. E poi aveva questa straordinarietà di essere costruito a filo di roccia, ma di costituire uno dei più eccezionali, direi per conto mio, esempi di simbiosi tra l'esistenza geologica e l'architettura.